Come percepiamo il cibo e come lo scegliamo? In base a che cosa? Noi abbiamo studiato i meccanismi che sono alla base delle nostre scelte alimentari e abbiamo visto che in parte sono innate, nasciamo con queste, diciamo, queste definizioni, però molte in realtà per la maggior parte sono caratteristiche che vengono acquisite con l'esperienza e con la cultura. Quindi, fate pochissime eccezioni, diciamo, noi impariamo a mangiare in un certo modo. E ci sono caratteristiche che sono implicite nelle cose che mangiamo ed altre invece che sono proprie delle persone che fanno le scelte. E quindi ci orientiamo nella nostra ricerca a caratterizzare le une e le altre. Quanto siamo influenzati da quello che viene proposto attraverso i media, nei supermercati, la pubblicità, le varie tendenze che si susseguono nei periodi? Purtroppo siamo molto influenzati e spesso completamente a caso, cioè sbagliando. E questo è sicuramente una cosa che andrebbe ridimensionata e corretta. Qual è la tendenza attuale? È difficile parlare di tendenza attuale, dipende di quali paesi parliamo. Allora, se parliamo nel nostro paese, l'Europa in generale. Ecco, in Europa stiamo un po' seguendo quello che è già successo negli Stati Uniti, per cui mi piace ricordare che appunto quello che possiamo fare per porre rimedio è vedere come gli Stati Uniti stanno ponendo rimedio ai loro disastri alimentari. Quindi niente merendine, niente cibi zuccherati? Niente merendine, niente cibi zuccherati, ma nemmeno rincorrere tutte le manie dei nutrizionisti, per cui ho solo carne, ho solo pasta, ho solo verdura, molte di queste cose sono sbagliate. Quindi la dieta mediterranea, quella tipica, tra virgolette, italiana, che non è propriamente friulana, è quella comunque che rimane sempre, diciamo, la migliore? Dipende dalla quantità di carboidrati, ovviamente, però sì, non è male. I colori dei cibi che ingeriamo, dietro a loro un universo di fisica. Le proprietà ottiche della materia sono uno dei campi di studio principali della fisica e tra le varie applicazioni che queste proprietà ottiche hanno ci sono sicuramente i coloranti, che vengono i pigmenti che vengono adoperati in tantissimi campi dell'attività umana, dall'arte all'architettura e anche nel cibo, il maquillage, nella cosmetici e anche nel cibo. E naturalmente i coloranti che vengono usati nell'industria alimentare devono avere determinate caratteristiche di sicurezza, non devono essere velenosi, devono essere tanto belli quanto possono, come tutti i coloranti, e devono essere economici perché normalmente si impiegano in produzioni di massa e devono essere alla moda. Adesso è molto di moda usare prodotti naturali in ogni campo dell'economia, in particolare nel cibo. Quindi noi studiamo come fare a utilizzare determinati coloranti naturali, le antocianine in particolare, per ottenere i colori che vogliamo, perché non è facile trovare il colorante naturale che ha il colore che proprio vogliamo. Quindi cerchiamo di capire come fare a mescolare o a ingegnerizzare le molecole che si trovano in natura per far avere a loro i colori che più ci piacciono. Un nuovo fronte per la produzione in ambito chimico? Più che un nuovo fronte, è un fronte in espansione? È un fronte in grandissima espansione. Il mercato globale dei coloranti naturali penso che sia di diversi miliardi di dollari l'anno e dei coloranti artificiali. E la quota che i coloranti naturali hanno in questo mercato è in crescita molto, molto rapida. Quindi sì. Coloranti naturali, lei alludeva prima alle... Si chiamano antocianine, è una delle grandi classi di coloranti naturali, sono i colori che danno
sono le molecole che danno il loro colore caratteristico a tutte le bacche, i mirtilli, le fragole sono colorati da antocianine, il vino rosso deve il suo colore alle antocianine, le foglie rosse del carso triestino sono colorate dalle antocianine e stanno un po' dappertutto, vengono usate come antiossidanti per la salute umana, ma anche ci sono studi per utilizzarli come anticancerogeni, come per la prevenzione del cancro e nell'industria alimentare.